Buongiorno amici e amiche di Cinema d'Ascolto e di Pluriversum Evolution. Io non mi sono ancora del tutto ripresa dai malanni di stagione, ma assolutamente ritengo importantissimo presentarvi i nostri libri Pluriversum Evolution sotto l'albero. E allora, vai! Ed ecco le meravigliose produzioni Pluriversum Evolution che sono rimaste sotto l'albero e vi aspettano in qualsiasi libreria o anche qui a casa da me. Potete anche chiederli a me scrivendo a mariangelaungaro@gmail.com. Facile facile, vi arrivano i libri direttamente a casa. E adesso andiamoli a presentare uno per uno. Il primo libro che vi presento è di Giampiero Elli e si intitola Margot e i suoi demoni, l'ultima vita. Andiamo a leggere la sinossi insieme. Molto breve e molto d'effetto. Sapeva trascinare il desiderio allo scoperto, in mare aperto, dove i sensi si disorientano e dunque sono più accesi, più vigili, più acuti. Di Giampiero Elli, L'ultima vita, Margot e i suoi demoni, Pluriversum Evolution. Di Cesare Paoletti vi presento ben tre pubblicazioni: Semi d'infinito, poi abbiamo Semi d'amore e infine Semi di luce. La silloge è il frutto di un lungo e significativo esercizio di scrittura meditativa. Completa la trilogia dei semi, Semi d'infinito, Semi d'amore e Semi di luce, e culmina in una celebrazione del divino rappresentato e verseggiato nei tre dei suoi più decantati attributi, sempre in rapporto all'uomo e alla natura. Così, attraverso un trait d'union della poesia, il trascendere dialoga con la dimensione terrena e ne viene fuori una correlazione stretta spirituale e filosofica tra creatore e creatura, secondo il tema della bellezza, della contemplazione del cosmo, della ricerca del contatto con Dio, della finitudine umana e della grandezza divina, che non si escludono, secondo il pensiero dell'autore, ma si compenetrano. E proseguiamo con altre due pubblicazioni straordinarie della nostra scrittrice Anna Campo. Abbiamo due pubblicazioni per voi: Dialoghi d'aria e Un gomitolo di storie. Avete presente un gomitolo di lana tutto colorato, come quello della nonna, unito da un piccolo ma tenace nodo? Ecco, questi racconti sono proprio così, diversi ma coesi. Troverete la quotidiana vita di pittoreschi personaggi, tutti realmente esistiti. Storie narrate con la delicatezza e l'intensità di una grande poetessa. Anna Campo, Un gomitolo di storie. Sempre di Anna Campo abbiamo Dialoghi d'aria. In questi racconti dalla dolcezza infinita incontreremo Luis, un cantante dal volto luminoso, ma con un dolore nascosto nella parte più profonda di sé. Dolore che Etienne, un ragazzo su una sedia a rotelle, riuscirà a lenire. Conosceremo Luca e Marisa che pattugliano le strade della loro città di notte per poter dare un po' di serenità a chi in quella strada è costretto a viverci. Saremo testimoni di guarigioni, avremo modo di riflettere sul senso della libertà umana, capiremo che siamo noi stessi a costruirci le prigioni e che soltanto noi abbiamo le chiavi per uscirne. Riusciremo a sconfiggere anche il nostro sogno oscuro, ad ascoltare la poesia del vento che soffia impetuoso? Di Anna Campo, Dialoghi d'aria, Pluriversum Evolution. Ed ora è il momento di una pubblicazione davvero straordinaria di Natalia Re, Regine Inside, Autodeterminarsi al tempo della rivoluzione Green. Siamo autentiche, vere, a volte incomprensibili, volubili. È cambiato anche il modo in cui ci facciamo belle.
Se stiamo bene con noi, siamo in armonia anche con gli altri. Se ci sentiamo belle, riflettiamo luce ovunque, il meglio della femminilità. Non è necessario indossare i tacchi per mostrarsi fiere di noi stesse. La vera eleganza è essere se stesse. Una donna è sensuale, anche con indosso le scarpe da ginnastica. La forza del cervello è in grado di attrarre più di una scollatura. Regina Insight, Natalia Re, Pluriversum Evolution. E passiamo al thriller più sfrenato di Pluriversum, L'eco dei sette cristalli di Michelangelo Volpe. 15 gennaio 2020. Una donna pugliese scompare nel nulla. Una lettera misteriosa inviata dal suo presunto rapitore richiama uno strano ricatto, ma anche il furto di un topazio custodito al Museo Diocesano di Taranto, avvenuto esattamente il 15 gennaio 2015, e il destino di sette figure che dovranno legare la loro arte a un loro peccato nello sfondo mistico di un luogo echeggiante i cerchi danteschi. Inganni e maschere pirandelliane si rincorreranno sullo sfondo di una storia d'amore, vissuto nell'ombra e proiettata in un futuro criptato, da svelare con indovinelli e rebus che solo una mente invisibile potrà dipanare. La corsa contro il tempo proseguirà fino a metà del 2021, sullo sfondo della pandemia mondiale che stravolgerà i piani dei protagonisti. Il riscatto dell'essere umano avrà il suo prezzo e i suoi anagrammi, monito di valori e cristalli. Di Michelangelo Volpe, L'eco dei sette cristalli, Pluriversum Evolution, Edizioni di Ferrara. Ed ora vi presento La leggerezza di Silvia Gollì, Un soffio di Wall, un romanzo storico. Naturalmente, Pluriversum Evolution Edizioni. Ferrara, 31 dicembre 1842. Da Antonio Boldini, pittore, e Benvenuta Caleffi, nasce Giovanni Boldini, un bambino con un destino già segnato. Cresce nella città estense seguendo le orme del padre, che gli trasmette i primi insegnamenti e i segreti del mondo della pittura: come creare i colori, come trasferirli sulla tela, pulire i pennelli, preparare la tela. Ma col tempo non gli basta più. A 22 anni parte per un periodo di studio a Firenze. È il 1864, ove già da un decennio i macchiaioli toscani, i giovani progressisti, si propongono di cambiare le regole dell'arte. Boldini, dall'animo inquieto, assetato di conoscenza, si unisce a loro, ma ben presto inizia a viaggiare. Da Londra approda a Parigi, una città mondana, frenetica, ove si muovono i primi impressionisti che colpiscono molto il giovane Boldini, che acquista un atelier in Place Pigalle e vi si trasferisce con Bertre, prima modella e in seguito sua amante. Il romanzo ci porta dentro la vita privata dell'artista, ci fa assaporare i fasti della Belle Époque e quella joie de vivre, poi spazzata via, ahimè, dalla Prima Guerra Mondiale. Ci accompagna fino all'ultimo giorno di vita dell'artista, ormai novantenne, che muore nella sua villetta parigina, assistito dall'ultima sua musa, divenuta anche sua moglie, Emilia Cardona. Di Silvia Gollì vi ho presentato Un soffio di Wall. Altra pubblicazione assolutamente imprescindibile in questa sede è di Giampiero Papasoder, Ruth 21, Strada, Vita e Cromosomi, Pluriversum Evolution naturalmente. Ruth 21, Strada, Vita e Cromosomi non è il diario di un viaggio, né è un'opera di sensibilizzazione sociale, non tratta di imprese eroiche. È la storia della Route 21, una strada che non è tracciata su nessuna mappa perché passa soltanto attraverso i cuori di quanti hanno deciso di farne parte. È la storia di incontri che ti cambiano la vita,
Fin da giovane Giampiero gira il mondo a bordo della sua Harley Davidson, finché nel 2015 decide di coniugare la passione per le moto con l'esigenza di dare valore al proprio tempo, investendolo per gli altri. È così che nasce la Route 21, da un'intuizione, da un sogno condiviso con i numerosi ragazzi down, che attraverso la moto hanno l'occasione di rivendicare a gran voce quella normalità che ogni giorno mostrano a tutti. Durante il viaggio fioriscono incontri, nascono amicizie e nessuno resta uguale, perché la Route 21 ricorda a tutti che la vita è sempre pronta a sorprenderci e che i sogni si realizzano. Di Giampiero Papasodero, Route 21, Pluriversum Evolution. E arriviamo ora alla presentazione del romanzo storico edito da Pluriversum Evolution, scritto da Fabrizio Canella, dal titolo Mamma, presto ritornerò. Scriveva George Byron: il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è ancora dolore. Di Fabrizio Canella, Mamma, presto ritornerò. Pluriversum Evolution, Edizioni di Ferrara. E siamo giunti alla fine del nostro incontro, alla conclusione di questo incontro denominato Libri sotto l'albero, Pluriversum Evolution Edizioni, dedicato alle pubblicazioni di Pluriversum. Ebbene, siamo alla fine del nostro incontro con l'ultima pubblicazione che vi presentiamo quest'oggi, che è Cinema d'ascolto di Mariangela Ungaro, un progetto editoriale edito in due volumi che racconta la storia dell'umanità attraverso il suono del cinema, dalle origini della settima arte ai giorni nostri. Assolutamente un progetto enorme e che vi lascio scoprire e gustare in ogni sua parte. Chi lo ha letto lo ha definito un'espansione di coscienza, il più grande libro che parla di musica e di animo umano, dedicato a tutta l'umanità, un vero e proprio canto di pace, che non è utopia. E allora, grazie a tutti per essere stati con noi in questo incontro meraviglioso dedicato alla casa editrice No App, Edizioni Free, Pluriversum Edizioni. Vi aspettiamo in tutte le migliori librerie, nella nostra sede di Ferrara, che è la sede principale, e poi vi aspettiamo anche all'indirizzo mariangelaungaro@gmail.com, che saprà darvi tutte le informazioni in merito alle nostre meravigliose pubblicazioni. Da Stardust Artistic Studios è tutto, Mariangela Ungaro vi saluta e vi augura delle feste meravigliose, all'insegna della pace, del benessere autentico e della buona letteratura. Buon viaggio a tutti, ciao!